E iniziamo questo video a sorpresa dal mare, su, come potete immaginare, Urban Operations, visto che ultimamente, grazie ai post, mi sono arrivate varie domande. Allora, le prime cose importanti da dire: il gioco è fuori stampa, però tra Board Game Geek e altri siti, c'è quello francese con tutti i giochi, ora non mi ricordo il nome, ma sicuramente qualcuno lo potrà mettere in descrizione, quel forum francese dove si trovano spesso anche giochi in vendita. Il gioco si trova. Comunque, su Board Game Geek un paio di copie ci sono. La Nuts Publishing aveva annunciato a gennaio, no, forse anche prima, forse verso ottobre 2019, che avrebbe prodotto la versione 2.0 di questo gioco. Ovviamente poi nel mezzo si è ficcato il SARS-CoV-2 e quindi non si sa più niente, però si sa che dovrebbe ristamparlo, quindi se non avete fretta potreste aspettare. Perché dico questa cosa? Perché il gioco ha un'errata da far paura. Vediamo se c'è una copia stampata. Sì, eccola qui. Allora, almeno da far paura per i miei standard. L'errata è queste pagine qui. Come funziona? Queste due pagine sono due pagine che spiegano, che danno degli esempi alla sezione movimento, alla sezione effetti, che nel manuale mancavano. Queste quattro mappe che vedete è la descrizione delle mappe, dandogli un nome, perché negli scenari le mappe vengono identificate sul nome, ma nel manuale non c'era scritto ogni mappa che nome aveva. Dopodiché, qui c'è tutta una serie di modifiche alle regole. Alcune sono errori, alcune sono proprio cambi di regole. L'errata degli scenari, che continua anche qua. In realtà c'è anche l'errata delle carte da qualche parte, se non sbaglio, scritto qui. Ora, siccome il manuale è scritto in maniera molto particolare, quando un concetto ha a che fare con due cose diverse, per esempio, vediamo i simboli di azione e reazione. Quando un concetto ha a che fare con due parti diverse, il testo teoricamente è copia e incollato in entrambe le sezioni. Dico teoricamente perché poi c'è sempre qualche modifica, per cui spesso c'è da fare la correzione in un modo da una parte e la correzione in un modo dall'altra. Io le correzioni le ho fatte tipo patch adesive, questa qui si vede che è una correzione. E ci sono varie parti in cui le correzioni cominciano a diventare cospicue. Ad esempio, qui ci sono delle aggiunte. Per esempio, qui ci sono varie correzioni. Anche questa è una correzione. Si vede un po' mettendo la pagina a rilievo. Insomma, ce ne sono qui e lì sparse nel manuale. E le correzioni hanno anche a che fare con alcuni libretti degli scenari. L'esempio, che ne so, quello che stavo giocando ora, Phantom Fury, che è l'unico solitario del gioco, ha delle correzioni qui. Ci sono delle correzioni da fare anche sui libretti degli scenari, che ora non ricordo quali sono, ma insomma, sono sempre cose minime, ma sono in posti strategici. Ad esempio, qui c'è un'aggiunta, l'ho fatto. Oppure, per esempio, qui mancava una delle truppe da schierare, cose del genere. Sono comunque sono delle modifiche che sono piccole a livello di modifiche del manuale, si possono fare a mano. Detto questo, secondo me il gioco merita, se vi piace il genere, c'è un tattico ambientato, diciamo, ai giorni nostri, o quantomeno finalmente qualcosa che non è nella seconda guerra mondiale o più indietro, vale la pena averlo anche perché è tra i pochi nel suo genere. Il gioco ha vari scenari, ci sono questi quattro che sono degli scenari singoli, se non ricordo male. Di sicuro lo sono Grozny e Kolwezi, l'altri sì, questi sono scenari singoli. Per esempio, qui c'è un'altra correzione. Mentre poi ci sono
gli scenari sulla ipotetica terza guerra mondiale nell'85, che sono giocabili come tre diversi flussi paralleli unificabili in un'unica campagna. E anche la campagna e lo scenario su Mogadiscio sono anche loro organizzabili o come giocabili o come scenari singoli, oppure si possono concatenare in un'unica campagna. Il gioco è per due giocatori, anche se in realtà, come vedremo, è possibile condividere le forze che i giocatori hanno, fra più giocatori. Quindi giocare ad esempio 2-2 per fazione piuttosto che 2-1. Vediamo come ho organizzato uno scenario. Uno scenario divide le forze dei giocatori in forze di impulso. I termini in questo gioco potrebbero far storcere il naso a qualcuno, ma sono volutamente generici perché in realtà il sistema e le regole, diciamo il manuale delle regole, è più un sistema per creare scenari e ambientazioni che non un sistema di regole ambientato sul singolo scenario. Tant'è che gli scenari sono realizzati come un manuale, un piccolo manuale come questo, vediamo, in cui c'è l'introduzione storica, o quella ipotetica, ma in genere c'è sempre quella storica, le regole dello scenario che difficilmente sono più di una o due pagine, perché qui le regole fondamentalmente questa è. È un'idea delle due fazioni, ma le regole sono soltanto questa colonnina qui, le regole aggiuntive alle regole. E poi ci sono per ogni scenario il setup, le condizioni di vittoria, la lunghezza del gioco e chi ha l'iniziativa. Diciamo sicuramente al turno 1, a volte resta costante, a volte cambia secondo le regole descritte qui. E poi ognuno di questi scenari ha una coppia, tranne quello in solitario, una coppia di play raid. Per esempio, questo è lo scenario The Cavalry, questo qua, e ha due aiuti di gioco. In realtà è più di un aiuto di gioco perché questo è come se fosse un ordine di battaglia dello schieramento iniziale e anche dei rinforzi. Quindi ciascuno dei due giocatori, diciamo, sono seduti uno di fronte all'altro, li mettono così e ciascuno guarda quello che ha. Cosa c'è sull'aiuto di gioco? Ci sono delle eventuali regole particolari che sono delle dotazioni extra delle truppe, qualora queste dotazioni extra o hanno delle regole particolari che non sono neanche sul libretto delle regole, ma sono sempre cose piccole che entrano qui. O semplicemente un promemoria, un chiarimento, un ricordati che. Le forze di ciascun giocatore sono divisi in forze di impulso. Ad esempio, il verde in questo momento ha 1, 2, 3, 4 forze di impulso. Ciascuna di queste forze agisce separatamente dalle altre. Quindi un turno di gioco che cos'è? È un alternarsi degli impulsi dei vari giocatori. Non appena entrambi i giocatori o passano entrambi, oppure hanno finito, diciamo, tutte le truppe che formano le loro forze di impulso, il turno finisce e si passa al turno successivo. Normalmente gli scenari hanno una durata in turno e c'è quasi sempre qualcuno che si difende, uno che si difende e l'altro che attacca, ma in altri casi invece è anche una corsa dei due giocatori rispetto a un obiettivo. Per cui, per esempio, un turno di questo scenario potrebbe essere: il verde attiva la sua forza di impulso, poi il rosso attiva questa, poi il verde attiva questa, poi il rosso attiva questa, poi il verde attiva questa, poi il rosso attiva questa, poi il verde attiva questa. Hanno giocato tutte e due, passano e finisce il turno. Il gioco è un gioco a blocchetti. A me piacciono parecchio, molto più degli Hex Encounter, perché hanno nativo il Fog of War e sul blocchetto ci sono varie informazioni. Questi blocchetti sono un po' strani rispetto ai blocchetti, ad esempio, Columbia. Perché? Perché ci sono pochissime informazioni. C'è una silhouette dell'unità, in questo caso Bulldozer, uno sfondo che può essere un quadrato per le unità, diciamo, corazzate, tondo per la fanteria e un triangolo per i carri armati, una letterina B che contraddistingue il blocco all'interno del suo colore, che in questo caso è il grigio,
e i livelli di operatività, che sono in questo caso 3, in questo caso 2 e in questo caso 1. Non ci sono altre informazioni aggiuntive perché le informazioni di ciascuna truppa, per esempio prendiamo questo blocchetto di fanteria. Quindi dice, vabbè, ma è fanteria, ma come faccio a sapere i suoi parametri? Il blocco è volutamente generico perché a seconda dello scenario che stiamo giocando, diciamo, i dettagli sulla fanteria e sugli altri cubi che ci sono descritti sulle carte. Ognuno delle due fazioni, cioè le carte del verde e le carte del rosso. Vediamo dove ho messo una carta. Ecco, qui c'è una carta del rosso, queste sono le carte del rosso, dove ciascun blocchetto ha le sue statistiche. Per esempio, la fanteria irachena è completamente diversa, come potete immaginare, dai marine statunitensi. Però i cubi che rappresentano queste due forze sono, in questo scenario che sto giocando io, ad esempio, i cubi gialli sono la fanteria irachena, tutti gli altri cubi col bordo verde sono i marine. Quindi con questo sistema di disaccoppiare le statistiche e i parametri del cubo mettendoli sulle carte e poi indicando uno scenario quale carte bisogna utilizzare in qualunque scenario, si differenziano i vari, diciamo, le varie caratteristiche dei vari pezzi. Ora, le carte sembrano un po' complesse, ma sono spiegate in questo inserto. Non sono, diciamo, neanche dei playlist, sono dei chiarimenti aggiuntivi. Alcuni di questi inserti sono già invece stampati all'interno del manuale. Fondamentalmente, come si legge? A seconda del tipo di truppa. Ora, questa carta e questo scenario non sono correttamente accoppiati, ma è giusto per dare un'idea. Se io leggo fanteria, allora sulla carta guardo fanteria, quindi fanteria con fanteria. Platoon leader, invece, vado a vedere questa statistica. Platoon support, vado a vedere questa statistica. Ad esempio, se invece sono nella sezione del supporto, se ho il commander e command post, li vado a vedere sulla carta CP che hanno commander e command post. Ovviamente qui ci sono altri tipi di ruoli e di figure presenti nel gioco che in questo esempio non stiamo vedendo. Quindi adesso si capisce a cosa serve questo display. Questo display mi dice cosa devo mettere. Eventualmente il supporto medico che è a disposizione di ciascuna forza d'impulso è quello principale della logistica. E qui sotto c'è scritto, quindi per esempio questo plotone ha queste carte, l'artiglieria, l'antitank ha questa carta dove bisogna cercare le spiegazioni, qui c'è il setup dove vanno piazzati i pezzi. O in altri casi, vediamo se qui c'è. Ecco, per esempio, quando entrano in un turno in un momento successivo c'è sempre specificato qui sotto. La cosa anche pregevole è che, ora in questa mappa purtroppo no, sono uguali, ma se prendessimo altri scenari, la figura e la situazione di briefing iniziale cambiano a seconda della fazione che si ha. Anzi, raccomando, almeno le prime volte che giocate il gioco, di non mostrare al giocatore avversario questa parte, perché vi cala anche nella situazione molto di più. Parliamo un attimo del manuale prima di andare sui pezzi e sulle mappe, so che fremete, ma è una cosa importante. Allora, il manuale sembra molto spesso, in effetti sono 30, con le regole aggiuntive sono 32 pagine, ma in realtà è molto ben strutturato. Il mio consiglio per iniziare ad approcciare questo gioco è di non prendere lo scenario in solitario, che ha qualche regola diversa, prendere un normale scenario da due giocatori, quello che vi piace di più, e alternarvi mettendo due sedie agli estremi del tavolo da una parte all'altra e giocare proprio con i cubetti, con i blocchetti alzati, non come sto facendo io, sto giocando in solitario, cioè i blocchetti non teneteli piatti sulla mappa, ma metteteli in verticale. In questo modo è vero che state giocando da soli, ma siccome non vi ricorderete mai tutto a memoria,
ci sarà comunque un minimo di fuoco buono. Riguardo al manuale, la prima pagina che vi consiglio di leggere è l'ultima. L'ultima pagina, questa col memento, vi dà già un'idea molto ad ampia scala ed è quello che serve per iniziare. È inutile presentare un muraglione di regole che poi non si ricorda nulla. Dopodiché, tornate indietro nel manuale e cercate la prima pagina che c'è Introduction. E vi leggete le pagine di introduction confrontando quello che leggete, diciamo, con i pezzi dei blocchi e dei segnalini che avete defustellato, insomma, che avete nei contenitori. Una volta che avete letto tutto questo, che vi siete fatti un'idea, ritornate finalmente a pagina 1, provate a fare il setup che è già indicato qui in figura e pian piano provate a fare i primi passi. Detto questo, come sempre, su Boarding Geek c'è un fantastico player aid. Sono tre file, per Urban Operations su Boarding Geek ha solo tre file, questo è il file di mezzo, quindi non potete sbagliare, in cui quelle 32 pagine sono riassunte in due facciate A4 e vi garantisco che non manca niente. Queste due facciate A4, a parte le eventuali regolette scritte sui fogli degli scenari, è tutto quello che bisogna sapere per giocare il gioco. Il gioco, infatti, tutto sommato ha poche regole, neanche troppo dettagliate, e la difficoltà del gioco non è nella quantità di regole e di eccezioni che dovete sapere a memoria, ma in come organizzare le truppe, come incominciare ad esplorare il terreno per non avere sorpresa, le imboscate e così via. E adesso vediamo un po' di componentistica. A parte quello che si vede già sul tavolo, fondamentalmente ci sono due differenti. Queste sono tutte le pedine presenti nel gioco, le ho organizzate in due vassoi Aleph. E funzionano così. Queste quattro servono nelle regole avanzate per spostare delle truppe da un plotone all'altro, sono solo nelle regole avanzate. Questi quattro dischetti bianchi, uno è sulla mappa di sicuro, sì, è qui sotto, non si vede, ma è qui sotto. Servono ad indicare che un giocatore, no, che un giocatore, che una pedina è sul tetto dell'edificio, perché il gioco in realtà, come vedremo, è in tre dimensioni, cioè oltre a quello che avviene sulla mappa, c'è da tener conto di cosa succede a livello aereo. Il supporto aereo nel gioco è rappresentato da questa tabellina, che varia ovviamente da scenario a scenario. Per quello che riguarda ciò che avviene sopra la mappa, per ciò che riguarda quello che avviene sotto la mappa, c'è un'altra mappa che è il sistema fognario, che aggancia, poi lo vedremo meglio, varie parti della mappa, e oppure a seconda dello scenario il bunker, che è un delirio quando ci siete dentro. Quindi c'è la mappa, il supporto aereo organizzato sempre anche questo con le carte sopra, e sotto le fogne oppure il bunker a seconda dei casi. Già che ci siamo, questa è una delle due mappe, ci sono due mappe che da un lato hanno, diciamo, la grafica africana medio orientale per capirsi, mentre sul retro c'è una grafica, diciamo, più verdeggiante o comunque di una città che sa un po' di Europa, ma in realtà non necessariamente. Questa, per esempio, è l'altra mappa, come si vede da questo lato è così, e sul retro invece c'è l'altra mappa medio orientale. Le due mappe, sia le due mappe, diciamo, sul verde, sia queste sul marroncino, sono anche agganciabili. Ci sono degli scenari che si giocano su tutte e due le mappe insieme contemporaneamente. Vi garantisco che già su mezza mappa è un delirio, figuriamoci su due. E in più c'è un'ulteriore minimappa che è il fiume, che serve da agganciare, che può essere usata per agganciare le due mappe a sfondo verde, ma le due mappe a sfondo verde le possono agganciare anche pure da sole. È un peccato che sul retro non abbiano messo una cosa equivalente per le mappe a sfondo marrone, già che c'erano, insomma, si poteva mettere. Allora, torniamo ai pezzi.
Questi servono a indicare il supporto medico, quando c'è un'azione di dare del supporto medico. E qui ci sono invece tre tipi di pedine, qui le ho consumate, sono già sulla mappa, ma sono dello stesso tipo, che sono le pedine che indicano l'azione, quindi activated. Quando una pedina fa un'azione volontaria, si becca una pedina activated, per ricordare che all'interno di questo turno quel blocco ha agito e quindi potrà agire al turno successivo. Le pedine reaction, come potete immaginare, è un modo in cui una pedina durante il turno dell'avversario può interromperlo per fare un'imboscata o per interagire all'improvviso, e anche questa cosa può essere fatta una volta per turno. E la pedina completed, una pedina completed praticamente è una pedina che sta a indicare che un blocco ha sia reagito, sia agito. Quindi quando ce n'è già una di queste due, bisogna mettere l'altra, se ne met si mette dal lato completed. In generale, finché una pedina non ha sia agito sia reagito, può sperare di fare entrambe le cose. Però, diciamo, l'azione principale che fa la pedina è questa qui, aver agito. Poi ci sono delle pedine particolari per i danni localizzati ai carri armati. La Bad Patch onestamente non mi ricordo cos'è, però ha a che fare con qualche scenario particolare che dice come e quando si usa. L'altro portapedine invece sono i segnalini No Man's Land, sono nella terra di nessuno, ora li giro. Sul retro sono tutti uguali, hanno questo punto interrogativo, e vengono piazzati normalmente a faccia in giù sulla mappa durante il setup, creando, diciamo, una riserva di tutti quelli che lo scenario chiede di utilizzare. Si mettono tutti a faccia giù, si mischiano e poi si mettono nei punti indicati dallo scenario, tranne alcuni che possono essere sin da subito nella partenza a faccia in su. Per esempio questi segnalini qui, che credo non si vedano, ma comunque sono quelli che indicano che questo palazzo è fortificato. Cosa di particolare, come è organizzato il turno del gioco? Allora, qui si vede bene, questo è un altro degli aiuti di gioco, in cui c'è il segnaturni, è una sequenza di gioco riassunta. Ricordo a tutti che avendo questo fantastico foglio da BGG si può fare da qua, ma ora per motivi di camera facciamo qui. Come è organizzato un turno di gioco? C'è una fase iniziale, che però è completa solo dal secondo turno in poi. Nel primo turno c'è soltanto la fase degli eventi e queste due parti 3D, che praticamente è il supporto aereo o di artiglieria fuori mappa, che viene risolto il supporto del turno precedente e eventualmente richiesto quello di questo turno. In realtà, se si gioca con le regole avanzate, anche il movimento della popolazione può essere fatto anche al primo turno. In generale, se di gioco, cosa succede? Allora, tutti i blocchi che sono stati rivelati vengono rinascosti. Blocchi si intendono i blocchi dei giocatori, quindi quelli verdi e quelli rossi. I blocchi sono quelli in legno. Dopodiché, eventualmente, la popolazione si sposta, perché uno dei problemi di questo gioco è la popolazione. La popolazione, a seconda dello scenario e dei problemi o meno che si pongono le varie fazioni, sono dei pezzi presenti sulla mappa e normalmente la popolazione bisogna assicurarsi che non venga coinvolta negli scontri. Se colpisci o elimini la popolazione, hai dei buoni malus, dei grossi malus a fine partita. E la popolazione, a seconda che giochi con le regole base, con le regole avanzate, si muove in due modi diversi. Con le regole base, semplicemente quando arriva a contatto con un blocco armato scappa, si sposta di fare fino a 6 punti di movimento. Con le regole avanzate, la popolazione ha, diciamo, una sua logica: si lancia un dado e si muove secondo il risultato del dado. La sto facendo leggermente più semplice di quello che è, ma insomma ha una sua intelligenza. Qual è il problema della popolazione? A seconda dello scenario, la popolazione può essere o solo, passatemi il termine, un impiccio in mezzo ai piedi, perché devi evitare di farle del male, o può essere una causa di problemi, perché nella popolazione potrebbero essere nascosti dei segnalini nemici. Poi bisogna controllare se eventuali dispositivi improvvisati e inesplosi
sulla mappa esplodono e quando esplodono colpiscono ovviamente tutte le pedine vicine in un certo raggio. I dispositivi improvvisati, vediamo se sono tutti sulla mappa o ce n'è uno fuori. No, qui ce n'è uno. Eccoli qua, sono questi. Ok. Poi, come dicevo, c'è l'evento. L'evento fondamentalmente è un lancio di dado su una tabella degli eventi che può causare che causa variabilità all'interno dello scenario. Normalmente la tabella degli eventi è una specifica, tranne nello scenario in solitario che ha la propria. E poi si può riorganizzare solo con le regole avanzate i blocchi all'interno delle forze di impulso, come dicevo, usando questi segnalini. Dopodiché, fatta questa fase iniziale del gioco, si vede chi ha l'iniziativa, sempre se l'iniziativa cambia, perché in alcuni scenari è fissa, secondo le regole generali dell'iniziativa o le regole dello scenario, dipende se lo scenario dà delle direttive diverse. E poi i giocatori si alternano, come abbiamo visto, attivando blocchi di una delle proprie forze di impulso, si alternano finché tutti quanti non passano, o per volontà o perché non hanno più niente da attivare, e si va nella fase finale. Fase finale si rimuovono tutti i segnalini, quelli che abbiamo visto prima, completato, azione, attivato, questi qui che vi avevo fatto vedere, questi. Quindi tutti i blocchi rivengono disponibili e il fumo. Sì, infatti anche il fumo si toglie. Il fumo è indicato da questi segnaloni giganti qui. E il fumo normalmente avviene o perché è esploso un ordigno, o perché è esploso un veicolo, che ora non vedo, forse sono tutti sulla mappa. Ok, vediamo se riesco a farvi vedere un veicolo. Questo è un veicolo. Ok, questo è un segnalino veicolo. E l'ho tolto dalla mappa, non ricordo più dov'era, va bene. Oppure se ci sono delle sostanze tossiche che esplodono, oppure se esplode un carro che è passato su una mina anticarro. Il fumo può essere di due tipi, può essere normale, che è quello REC, oppure può essere tossico. Vediamo se dietro si vede. Sì, eccoli qua. Si è visto per un attimo il simbolino del tossico, che praticamente è questo fumo qui, e segue la direzione del vento. Ogni scenario ha una direzione del vento, io l'ho indicata con questa freccia qui, quindi con la freccia bianca. Questo segnalino non fa parte del gioco. Allora, non fanno parte del gioco tutti questi cubetti che io ho messo per mia comodità, per indicare le varie fasi, e tutti i cubetti e tutti i segnalini a forma di freccia, che in realtà li uso per Fitna, ma facevano comodo e allora li ho messi qui. Completa la dotazione, fantastico segnalino turno, con dietro turno più 10, e i meravigliosi dadi da 10. Finalmente dadi da 10, che se c'è scritto 0,9 è perché lo 0 vale 0 e non vale 10. Allora, vediamo un attimo qualcos'altro. Vediamo le carte. Durante il gioco ci sono anche delle carte che rappresentano degli eventi o delle possibilità che hanno a disposizione i giocatori. Ogni mazzo, i mazzi di carte portano sul retro il libretto della campagna a cui sono collegati. Quindi in questa busta l'ho messo insieme, diciamo, le carte del giocatore rosso e le carte del giocatore verde, tutte quelle relative a Mogadiscio. Ciascuno scenario ha un numero, quindi quel cavalry che abbiamo visto prima aveva un numero che ora non ricordo qual è, e questo numero ti permette di scegliere quali carte dovrai dare al giocatore per questa campagna. A seconda dello scenario, per questo scenario, lo scenario ti dice poi se la carta può essere recuperata successivamente una volta giocata oppure se viene scartata. Vediamo le azioni che
a disposizione dei giocatori, così guardiamo anche un attimo questo player aid. Allora, il player aid da questo lato ha il setup. Come si guarda? Allora, c'è il lato con game setup e il lato con urban operation. Questa dovrebbe essere la prima pagina, ma in realtà il setup del gioco sta qui. Setup del gioco, fermate lo schermo e ve lo guardate, ma insomma è veramente palese. Dopodiché nel player aid sono descritti tutti i segnalini, quelli che abbiamo visto, con tutte le regole su come sono piazzabili, eliminabili, visualizzabili, disinnescabili, quello che insomma è più corretto per il tipo di segnalini. In basso ci sono le 3D action, cioè fondamentalmente come chiamare il supporto aereo o l'artiglieria fuori mappa, quindi ad esempio nel mio scenario solitario disponevo di queste opzioni, cioè avevo l'artiglieria, il supporto aereo, il mini drone e l'elicottero. Per esempio sui palazzi fortificati ci vuole necessariamente il supporto aereo. Ovviamente queste non sono tutte le carte di supporto aereo, sono quelle relative a questo scenario per quel periodo storico, ce n'è tante carte. E le regole su come tutto quello che ha a che fare con il supporto aereo, quindi come si attiva, come si può modificare le coordinate una volta che le abbiamo impostate, se è possibile cancellare la chiamata oppure no. Come funziona il supporto aereo? Vediamolo proprio in maniera super riassunta. Vediamo se trovo un livello della diretta. Ecco qui. Il supporto aereo si basa su innanzitutto in questo scenario, Cavalry, quello di prima, sono disponibili soltanto queste due opzioni. E ci sono in totale possibili 10 chiamate in tutta la partita, ma all'interno di ciascun turno di gioco solo una. Come funziona il supporto aereo? Ci sono dei modificatori riassunti su quel player aid, si lancia il dado da 10 e in base al risultato del dado da 10 si vede com'è andata. Se esce l'intervallo di valori, ora qui c'è un unico valore, ma potrebbe essere un intervallo di valori con la U, significa che è unavailable, non c'è, ci dispiace, è stata intercettata, ha avuto problemi, non ci sarà. Se esce il valore T, vuol dire che all'interno di questo turno arriva. Quindi all'interno di questo turno il giocatore che ha chiamato l'artiglieria, che ha chiamato il supporto 3D, chiamiamolo così, può usufruirne e quindi per esempio vedere cosa fa la carta e risolvere l'effetto della carta. Se invece esce il valore T più 1, che in questo caso non c'è mai, vuol dire che la chiamata è andata a buon fine, ma per vari motivi astratti dal gioco il supporto non sarà disponibile a questo turno, ma sarà disponibile al turno successivo. Vi ricordo che questa chiamata del supporto aereo non è durante la fase del proprio turno, ma avviene, come dice la sequenza di gioco, diciamo nella parte iniziale, cioè prima della parte in cui si alternano i giocatori. Quindi, in genere, dove dovrà colpire il supporto aereo? Ora, dipende dal tipo di supporto 3D, però dove dovrà colpire il supporto 3D spesso va scritto su un pezzettino di carta e mostrato all'avversario quando questo accade. Quindi se accade in questo turno, chiaramente magari la previsione sarà più precisa. Se avviene al turno successivo, magari rischiate che ci siano le vostre truppe, da cui la possibilità che vogliate cancellare la richiesta. Le regole notturne, semplicemente le regole notturne rendono alcune cose non disponibili e accorciano la profondità del campo visivo e la gittata, non la gittata delle armi, ma diciamo l'utilizzo medio tipico della distanza delle armi. Le regole che ci dicono quando un nostro blocco, con un blocco in generale, è in contatto con un segnalino in cartone, quelli che abbiamo visto, e quindi se questo segnalino va svelato, se può esplodere, insomma, questi effetti. La tabella del movimento. Questa tabella del movimento fondamentalmente è questa stessa tabella che vedete qui, ma è molto più completa perché qui sono state riportate anche le regole opzionali e
e delle particolarità che qui non hanno messo. Un pochino più sotto le regole per i cecchini e poi la sezione delle regole avanzate. Le regole avanzate sono tutte qui. Ciascuna regola può essere usata o meno, va deciso all'inizio della partita, sono tutte combinabili fra loro e ovviamente combinabili col gioco base. E le regole avanzate per essere distinguibili hanno questa rotellina. Quindi quando sull'altra faccia del regolamento vedete, per esempio, tra le azioni disponibili una rotellina, ad esempio qui c'è una rotellina, vuol dire che questo dettaglio oppure l'interazione a seconda dei casi può essere alterata o essere disponibile solo se siamo in modalità avanzata. Ad esempio, ecco, nella fase iniziale ti dice: guarda, il movimento della popolazione c'è solo se stai giocando con la corrispondente regola avanzata, se no non c'è. Quindi questo è il retro. Ora andiamo a vedere fondamentalmente le azioni disponibili al giocatore. Il giocatore, quando è il suo impulso, la prima cosa che deve capire è quale tra le forze di impulso a sua disposizione vuole attivare. Ovviamente non può attivarne una che in questo stesso turno aveva già attivato in un impulso precedente, a meno che non ha una qualche carta di quelle che abbiamo visto prima o un evento dello scenario che gli dice: guarda, puoi riattivarla più di una volta. Una volta che attiva un impulso, deve decidere, anzi deve stabilire quanti cubi di quella forza di impulso può attivare. Possono essere 3, 5 o 7, a seconda che il leader del plotone non è proprio sulla mappa, quindi in quel caso ne può attivare solo 3, oppure se è sulla mappa, allora ne può attivare 5, ne può attivare addirittura 7 se il leader del plotone è a 6 punti effetto, e ora ne parliamo di cos'è un punto effetto, non è un punto movimento, un punto effetto, se ha 6 punti effetto o meno dal comandante dell'intera forza. Comandante, magari sarà ovvio per chi è più pratico, ma vi sto spiegando il gioco. Il comandante non c'è. Allora, ogni forza di impulso ha il suo platoon leader, mentre il comandante di tutto, di tutta l'operazione è soltanto una pedina, in genere la CP0, anche per i rossi è la CP0. Quindi quando prima diceva la distanza di 6 punti effetto meno tra il leader e il comandante, bisogna vedere sulla mappa dov'è il comandante e dov'è il leader e si guarda. Ad esempio, in questa situazione il comandante deve ancora entrare e i vari platoon leader sono, per esempio, uno è qui, insomma, sono in varie situazioni, quindi probabilmente all'inizio potranno attivare soltanto massimo 5 cubi, perché ovviamente il commander non c'è, quindi non può essere 7, ma può essere 5. Ok, dopo che attivo i blocchi cosa faccio? Allora, devo decidere ciascun blocco cosa deve fare e non posso attivare il blocco successivo se il precedente non ha terminato. Ogni blocco fondamentalmente deve decidere se vuol solo muoversi e quindi i blocchi a piedi, appiedati hanno 6 punti movimento mentre i veicoli ne hanno 12, se vuole muovere e agire in qualunque ordine, quindi può o agire e muovere o muovere e agire, quindi ne hanno la metà, da 6 scendono a 3 o da 12 scendono a 6. Cosa interessante, i carri armati possono muovere, sparare e muovere, quindi soltanto i carri armati possono dividere ulteriormente le loro azioni, oppure se riescono a fare un'operazione completamente al di fuori della linea di vista del nemico. Se l'intero movimento si muove e si svolge completamente al di fuori della linea di vista del nemico, i punti aumentano del 50%, quindi da 6 vanno a 9 o da 12 vanno a 18, prendete la somma di questi due. Poi ti ricorda che, per esempio, ovviamente se c'è una barricata, il costo della barricata è 2 punti movimento, se c'è una divisione all'interno, queste le vedremo, o delle aperture, insomma, ci sono dei modificatori. Le azioni sono dare supporto medico, quindi migliorare, girare un cubo, diciamo, migliorandolo,
Soltanto il genio può distruggere barricate o dispositivi esplosivi o piazzarli. Montare o smontare dai mezzi. Ora, montare e smontare dei mezzi ha delle regole base molto semplici e poi nelle regole avanzate ci sono tutto quello che vi può venire in mente, se sei dentro, se sei sopra, se sei accovacciato di fianco. Nelle regole base del gioco si presuppone che questa cosa avvenga in mezzi in cui la fanteria può entrare proprio dentro, quindi ovviamente ha delle regole di protezione diverse. Fare avvistamento sulla mappa di blocchi, quindi il blocco nemico viene rivelato, o segnalini no man's land, e quindi in quel caso il segnalino viene rivelato. Segnalini no man's land sono questi qui, che vi ricordo dall'altro lato hanno un punto interrogativo, quindi non si sa cosa sono. Ovviamente un segnalino che viene mostrato di quelli no man's land viene mostrato solo alla fazione che vede il segnalino, non anche all'avversario. Oppure, se si vuole allontanare la popolazione per difenderla, oppure se si vogliono creare delle brecce sui muri della mappa. Ora questa cosa la vedremo meglio nel dettaglio. Dopodiché un'altra azione è lo scontro a fuoco oppure l'assalto di un edificio. Queste sono le regole base. Qui sopra c'è un promemoria di come funzionano le statistiche di fuoco delle armi, che non ho ancora descritto perché non abbiamo visto i punti effetto e quindi senza i punti effetto non si capisce cosa sono. Qui c'è il diagramma dello scontro a fuoco e dell'assalto. Fondamentalmente, da un punto di vista meccanico, cambiano alcuni modificatori e una o due regole che sono specificati qui, quando una regola è solo del scontro a fuoco, solo dell'assalto, però insomma è tutto riassunto qui. In fondo abbiamo la matrice dell'effetto delle armi, e dovremmo parlare anche di questa, e il promemoria della reazione della fase finale. Allora, prima di andare avanti, vediamo una prima particolarità della mappa. Sulla mappa abbiamo questi segni che sono, vediamo se si vede meglio, ecco, gialli o rossicci. I segni rossi sono delle aperture che sin dal setup della mappa sono disponibili: porte, finestre, parte di un edificio già demolito, ma insomma è già in questa situazione. Invece quelli gialli sono delle possibili brecce, aperture che consentono di avere linea di fuoco, quindi la loss, e di agire, quindi di far fuoco, ma anche di attraversarle. Se la breccia viene aperta, per aprire la breccia bisogna eseguire l'azione di creare una breccia e mettere un segnalino breccia. Vediamo se ne trovo uno sulla mappa. Non ce l'ho. Allora vi faccio vedere un segnalino breccia. Segnalino breccia. I segnalini breccia sono questi qui. È sotto sopra, ma si capisce, è un muro bucato. Per aprire la breccia. Ora, perché ci sono a volte due di questi, a volte uno? Questi segnalini indicano, rispetto alla logica degli esagoni, come funziona la linea di vista. In questo caso abbiamo un solo segnalino e quindi solo questa fila di esagoni può essere sfruttata per fare fuoco sia da fuori verso dentro sia da dentro verso fuori. Ovviamente ci saranno bonus e malus differenti, ma si capisce. La cosa interessante è che questa fila è molto diversa da questo angolo. Qui si vede che sono due differenti. Questi due differenti sono uno rispetto alla fila centrale degli esagoni, e quindi diciamo incorpora tutta questa fila di esagoni, questa fila qui. Quest'altro invece è lungo la linea dell'esagono, e quindi incorpora questo esagono che tocca, questo che spacca a metà, questo che tocca e questo che spacca a metà. Quindi questo cosa significa? Che tutta quest'area qui è soggetta diciamo, al fuoco dall'interno della casa, ma ad esempio non questo esagono, perché questo esagono è fuori da questa linea. Sul manuale ci sono un sacco di esempi, controesempi, insomma, si capisce bene, ma insomma, questa è una prima caratteristica. La seconda caratteristica, come potete vedere, è che la mappa è ibrida, c'è una mappa esagonale, che sono gli spazi all'aperto normalmente, e invece una parte della mappa è organizzata in, chiamiamole aree.
Le aree possono essere, il pavimento delle aree è importante perché questa è una stanza, mentre quest'area qui, questa parte qui che è divisa in due, sono due sezioni della stessa stanza e c'è un costo diverso un costo ed effetti diversi anche di armi e di altre cose tra cambiare stanza e all'interno della stessa stanza andare in sezioni diverse. Questo segnalino qui sopra, che può essere o diciamo a forma di casina o a forma di quadratino, indica un accesso alla terrazza, al tetto, chiamiamolo così, dell'edificio. Perché la mappa, oltre ad avere gli aerei, oltre ad avere le fognature, oltre ad avere la mappa normale, tiene conto anche dei livelli di altezza differenziati tra il terreno aperto, le facciate, i muri di cinta, i boschi e le piante, l'acqua, le fogne, eccetera, eccetera, e i palazzi. Un blocco che si trova all'interno della mappa su uno di questi segnalini, quindi o questo a quadratino o questo a casina, se ha sotto di sé, come abbiamo visto, uno di questi cilindretti bianchi, vuol dire che non è all'interno del palazzo, ma vuol dire che è sul tetto del palazzo. Questa cosa è molto importante soprattutto per i malus, i bonus degli assalti ai palazzi, ovviamente completamente ha dei malus e dei bonus diversi. Attaccare un palazzo da un'apertura preesistente, da una breccia che viene aperta o passando dal tetto, e anche arrivare sul tetto di un palazzo non è consentito a tutti, ci vogliono unità in qualche modo attrezzate. Nel gioco base, se non ricordo male, questa cosa la guardo sempre perché non sono mai sicurissimo. Questo movimento è consentito soltanto alle unità dotate di scala. Ecco qui, o comunque di mezzi per arrampicarsi. Questa iconcina qui è una scala stilizzata e questa unità è in grado di arrampicarsi salendo sui muri. Con le regole avanzate, come vi dicevo, c'è una maggiore interazione con i mezzi, quindi puoi salire su un mezzo per usarlo come scala oppure su un rottame, ma è pericoloso perché può scoppiare. Insomma, ci sono tutte queste altre regole aggiuntive. Ma di base, insomma, serve la scala. Se non hai la scala, lo puoi fare lo stesso, ma praticamente consumi tutti i punti di movimento che hai in soldoni. Vediamo un po' cos'altro. Ogni palazzo ha un numero e le due parti dello stesso palazzo. Questo è il 45, qui c'è il 45-3, qui c'è il 45-2, qui c'è il 45-1, sono differenti. La differenza tra questo simbolino e questo simbolino. Allora, quando si è sul tetto, quindi col quadrato, il tetto dell'edificio è considerato un unico spazio, e però, diciamo, questo edificio è isolato, cioè, stando su questo tetto, bisogna scendere o all'interno dell'edificio o all'esterno dell'edificio per potersi, diciamo, spostare su altri edifici. Invece, quando ci sono questo tipo di, diciamo, di frecce, di quadratino con la freccia, perché questa specie di tettoia è una specie di freccia, indica che da questo tetto è possibile andare a quello più vicino con la freccia più o meno rivolta nella stessa direzione. Questa mappa è particolarmente cattivella perché non sono allineati, ma in genere sulle mappe sono proprio uno di fronte all'altro. Ovviamente per salire sul tetto in questo punto l'unità deve essere nel 45-2, non può farlo dal 45-3 o dal 45-1. E quindi questa freccia permette di fare spostamento da tetto a tetto che ha delle conseguenze tattiche particolari sugli assalti o sullo sfuggire dall'assalto. Altre particolarità di questo gioco sono, come abbiamo detto prima, i punti movimento e i punti effetto. Allora, su questa tabella, ma anche su questa, ci sono entrambe, ok? Prendiamo questa che è più grande e si vede un pochino meglio. Sono indicati il costo in punti movimento per i veicoli, i costi in punti movimento per le unità a piedi e i punti effetto. Allora, nel gioco i punti effetto sono una diversa metrica dello spostamento da esagono a esagono o da zona a zona o da zona a esagono, insomma, a seconda dei casi, per tutto quello che concerne,
diciamo, qualunque cosa che non sia un movimento, quindi gli effetti della deflagrazione, piuttosto che riesco a sentire il mio capitano che mi urla gli ordini, che per capirsi è il motivo, come abbiamo visto prima, del fatto che se il leader del plotone è a 6 punti effetto meno dal comandante, si possono coordinare più blocchi, semplicemente perché si riesce ad avere il contatto audio o radio, quello che è, e la distanza non è sufficiente, non è troppa. Un'altra particolarità dei punti effetto, e questo prendo un'immagine sul manuale che rende bene l'idea, è ad esempio gli effetti di quando viene sparata un'arma. In tanti giochi da guerra, quando c'è un carro armato che spara, normalmente se c'è una truppa di fianco o accanto, non sono tanti i giochi che tengono conto di questa cosa. Invece in questo gioco sì. E questa immagine è proprio significativa. Cioè, ti fa vedere che se un carro armato spara e sei lì accanto, lì davanti, qualche effetto lo hai. Ad esempio, questa cosa viene come dire, realizzata tramite le regole del gioco con questa grafica. Allora, questo qui è il carro armato. Se il carro armato spara col cannone principale, questo è un M1A2, sì, un M1A2, spara con il cannone principale, come si legge questa carta? Allora, innanzitutto c'è il quadrato. Abbiamo detto prima che i simboli che si possono trovare sui blocchi sono il cerchio, il quadrato e il triangolo. Il cerchio, immaginate che la testa rappresenta un'unità appiedata, fanteria. Il quadrato indica dei mezzi che si muovono ma non particolarmente corazzato, e il triangolo sono i carri armati. Quindi quest'arma può colpire quadrato, quindi mezzi che si muovono, ma non può colpire un carro armato. Non è sufficiente a colpire un carro armato perché qui c'è il quadrato e il triangolo, diciamo, necessita di una potenza esplosiva di penetrazione maggiore. Ma è efficace anche contro la fanteria. L'arma di sotto, il cannone principale, invece è un triangolo, quindi è efficace contro i carri armati. Il fatto che il simbolo sia nero-rosso indica se è un'arma che funziona anche in adiacenza, oppure se è un'arma che funziona solo a distanza. E questa cosa si vede da questi quadratini. I quadratini bianchi indicano una distanza in cui l'arma non può essere utilizzata. E come si leggono? Il primo quadratino è l'esagono adiacente. Il secondo quadratino è dal secondo esagono a fino a 5. Il terzo è dal sesto al decimo, quindi vanno più 5, più 5, più 5, più 5. Solo il primo è a distanza 1. E qui si capisce perché l'arma è rossa, perché a distanza 1, quindi ad adiacenza, non può essere usata, mentre questa a distanza 1 può essere usata, e quindi è nera. Questo rombetto indica se l'arma può essere utilizzata per creare delle brecce, cioè per aprire nei muri quelle frecce arancioni che di base nello scenario non sono attive. Il valore indicato nella casellina, in questo caso il 10, è il valore base che si somma al solito lancio del dado più ulteriori modificatori per il combattimento, e queste lineette qui sotto indicano l'area di effetto del colpo. Quindi quando viene sparato un colpo dal cannone principale, vengono colpite anche tutte le unità, amiche, nemiche, popolazione, qualunque cosa, che si trovano a un esagono adiacente, perché qui c'è una sola linea, un esagono adiacente dal punto di impatto. Allora, la prima casella è la radiacenza, c'è la linea, quindi viene interessata. E abbiamo detto 1, 5, 10, 15, e tutte quelle da 10 a 20 vengono influenzate nei due esagoni, nei due strati concentrici adiacenti, perché qui ci sono due linee sotto, a questa distanza. Per rendere più chiara la cosa, mi sembra che c'è una fantastica
immagine, aspettate un attimo, sempre il bello della diretta. Eccola qui. Che rende bene l'idea. Fa vedere che quest'arma ne ha uno qui, 2 e 2, e si vede bene, diciamo, il carro armato è nella A, colpisce, spara in B, e tutto quello che sta lungo la traiettoria e qui nel mezzo è impattato e a rischio di danni. Ora, siccome il gioco è didattico, visto che è stato creato per la formazione di truppe sul campo, almeno così c'è scritto sul sito della NAS Publishing, la tabella dei danni è molto sbilanciata contro le forze amiche. Cioè, quando hai degli effetti come, per esempio, essere attorno al carro armato, teoricamente questo essere attorno, essere adiacenti, dovrebbe colpire allo stesso modo amici e nemici. Ma per abituare chi gioca e quindi chi poi dovrà essere nella vita reale in queste cose a non rischiare di lasciare le proprie truppe accanto, il gioco distingue i bersagli rossi dai bersagli blu. I bersagli rossi in questa matrice, e ribadisco solo in questa matrice, sono tutti, quindi sono amici, nemici e i segnalini popolazione. I bersagli blu sono soltanto amici e segnalini popolazione. Nel mondo reale sarebbero sempre tutti rossi, ma per essere didattico, ecco, mettiamola così, il gioco fa questa scelta. Ogni qualvolta il gioco ha una scelta di questo tipo, cioè didattica che si discosta dalla realtà, il gioco te lo dice, c'è una nota nelle regole e ti dice: guarda, ti sembrerà strano, l'abbiamo fatto per questo motivo. Quindi, se poi volete giocare in maniera non didattica, vi è segnalato dove dovete tener conto di questa cosa. Un'altra particolarità del gioco è lo scontro a fuoco o anche l'assalto, insomma la cosa è uguale dal punto di vista macroscopico delle meccaniche. Sto cercando una mappa, eccola qui. Allora, questo qui è il diagramma del combattimento. Vi raccomando, quando leggerete il combattimento, quando lo imparerete, di seguirlo qui o di seguirlo qui. Qui ancora meglio perché tutti i modificatori sono nell'ordine e nelle fasi giuste, mentre qui sono tutti ammucchiati qui dentro, ma sono equivalenti le due cose. Allora, la cosa particolare qual è? È che il fuoco è contemporaneo, quindi se un'unità attacca o fa un'azione di opportunità contro un'unità che si sta muovendo, non è che chi spara, spara lui e poi l'altro, se sopravvive, risponde. Entrambi i giocatori contemporaneamente lanciano i dadi, applicano i loro coefficienti di base date dai parametri delle armi, lanciano i dadi, si sommano il risultato del dado con questi modificatori e col valore della carta, e si confrontano contemporaneamente e si applicano contemporaneamente i danni. I danni possono essere di due tipi: danni normali che fanno semplicemente ruotare i cubi, per capirsi, e i danni critici. I danni critici spesso risultano nell'eliminazione immediata o in un grosso quantitativo di danni dell'unità nemica e spesso in un miglioramento del morale dell'unità che è riuscita a mettere a segno un danno critico, che si traduce nel fatto che se l'unità che ha eseguito il danno critico magari era parzialmente danneggiata, guadagna uno scatto. La sto facendo leggermente più semplice di quella che è, ma tutte le eccezioni sono solo queste. Che poi non sono eccezioni, sono particolarità, se c'è la linea di fuoco, se non c'è, se le due forze che si stanno fronteggiando hanno armamento adeguato, perché ovviamente se arrivi lì con la pistolina a sparare a un M1 o 2, capite che il risultato del combattimento probabilmente si risolve qui, non si stanno neanche a tirare i dadi. Durante il combattimento la cosa importante è che ci sono due possibilità di chi viene attaccato. Chi viene attaccato può rispondere al fuoco oppure ritirarsi. Ora, mentre ritirarsi è una reazione, quindi la puoi fare una volta per turno, un blocco può ritirarsi una volta per turno, e quindi lo devi fare al momento giusto. Invece, rispondere al fuoco
Questa è una cosa che nelle regole è scritta piccola piccola, invece è fondamentale nella prima partita. Ricordatevi che rispondere al fuoco non è né un'azione né una reazione. Quindi ogni volta che vi attaccano, anche se la pedina è già nello stato completato, quindi è già agito e già reagito, può fare quel che vuole. Quindi può, cioè può fare quel che vuole, può sempre rispondere al fuoco. Questo perché non c'è limite al numero di volte che una pedina può essere attaccata all'interno di un turno. Ci sono alcune altre possibilità tra oltre che ritirarsi e dar fuoco, far fuoco, ma dipendono dagli scenari e sono indicate lì. Quindi ricordatevi che attaccare va fatto sempre nella situazione migliore o comunque cercando di minimizzare i rischi e senza esporre inutilmente i vostri uomini. Perché il fatto che voi stiate attaccando non vuol dire assolutamente che abbiate la meglio. E soprattutto fate sempre prima scouting se potete delle truppe nemiche, perché se non avete idea di cosa state attaccando, qualche bella schiaffone ve lo beccate. Questo diagramma rispetto a quello standard ha anche il vantaggio che laddove ci sono i cecchini, che hanno delle regole un pochino particolari, sono già messe qui dentro. La differenza fra l'assalto e lo scontro a fuoco ovviamente è che l'assalto è quello adiacente e che l'assalto e che se c'è uno scontro a fuoco entrando in un edificio è comunque un assalto. Il grosso delle differenze sono elencate in questa parte qui, delle due situazioni, e qui c'è una piccola sezioncina dell'assalto sui dadi critici. È tutto comunque riportato anche qua. La cosa interessante è come le truppe subiscono i danni. A seconda del livello di qualità delle truppe, mentre le truppe medie, cioè i veterani, il risultato che viene fuori dal combattimento se lo beccano, le truppe elite hanno la possibilità di perdere un livello in meno, mentre quelle più novizie hanno la possibilità di prendere un ulteriore danno. Questi valori dove sono scritti? Sono scritti ovviamente nel foglio dello scenario al setup, sono queste stelline qui sopra, che adesso posso svelarvi l'arcano, cosa significano. Non so cos'altro aggiungere senza fare un'introduzione troppo lunga, ma fondamentalmente spero di avervi dato un'idea e di avervi fatto capire se il gioco può piacervi o meno. Quindi diciamo ripetiamo il passo principale, la sequenza di gioco, c'è una parte introduttiva ogni turno, dopodiché si calcola l'iniziativa e il giocatore con l'iniziativa decide se vuol giocare lui oppure passare e far attivare l'altro giocatore, sempre che l'altro giocatore non passi anche lui, a quel punto finisce il turno, e vanno avanti così alternandosi, attivando diciamo a turno le proprie forze di impulso. Al proprio turno, diciamo, non diciamo la parola turno perché è un po' brutto. Allora, un turno è formato da più attivazioni. A ogni attivazione ciascun giocatore sceglie una delle sue forze di impulso e l'attiva. Quante truppe attiva dipende dal fatto che il leader del plotone sia in gioco o meno e dall'eventuale distanza tra il leader del plotone e il comandante, possono essere 3, 5, 7, e poi una volta decisa questa cosa, man mano, uno alla volta decide uno dopo l'altro, senza doverli annunciare prima, quali blocchi attiverà, e ciascun blocco decide cosa fargli fare, e solo dopo che un blocco ha terminato la sua attività, si può passare al blocco successivo. Quando ho finito la mia forza di impulso, dico ho finito, e l'altro giocatore, quindi in questo caso il rosso, prende una sua forza di impulso e fa lo stesso discorso. In attivo 3, 5, 7. Ok, ciascuno vediamo cosa fa. Dopodiché c'è la fase finale. In alcuni scenari questa fase finale è più ricca. In particolare nella modalità campagna c'è da fare il bilancio di come è andato lo scenario rispetto alla logica complessiva della campagna e quale sarà il prossimo scenario da giocare in base all'esito. Per capirsi, questo diagrammino qui, in base a come è andato questo scenario, chi ha fatto meglio
per andare allo scenario successivo ci sono delle modifiche. In altre campagne la cosa non è così lineare, magari si va di qua oppure si va di qua e poi ce n'è un altro, insomma. C'è molta più varietà, credo che sia in Mogadiscio in particolare. Sì, lo scenario di Mogadiscio, nella campagna di Mogadiscio, ecco, si vede che il diagramma di flusso è un pochino più articolato. Non ho detto prima nello scontro chi vince lo scontro, vince lo scontro, ovviamente se uno dei due sopravvive ha vinto lo scontro. Altrimenti chi fa più danno agli altri, ma è possibile che lo scontro finisca in pareggio. In realtà non è andata bene a entrambi, ma è andata male a entrambi. Ultima cosa, oltre le carte che identificano se diciamo, le caratteristiche delle truppe e dei mezzi, ci sono alcune carte che danno delle abilità speciali. Ad esempio, se è disponibile per i carri armati e o per la fanteria dei proiettili per fare delle cortine fumogene o anche i traccianti, credo un'altra carta siano i traccianti, utili soprattutto i bengala, utili soprattutto la notte. E eccoli qui. Sono queste due carte qua, per esempio, che in questo scenario, questo è lo scenario solitario, ricordo. Fallujah. Sì, questa è Fallujah nel novembre del 2004. E per esempio queste sono due carte che io ho a disposizione in questo scenario. Allora, chiuderei qui questa diretta perché abbiamo parlato abbastanza. Se avete dei dubbi, scrivetemi per quello che posso e che so vi rispondo. Ripeto, il gioco si trova usato su BGG o forse in qualche fondo di magazzino, doveva essere ristampato ragionevolmente quest'anno prima che venisse fuori il Covid. E quindi se avete, se vi piace e vi interessa, scrivete alla Naz, anzi più mail mandiamo tutti quanti alla Naz, prima si decidono di dare una risposta ufficiale, almeno quello, e più magari capiscono che c'è interesse nel gioco, prima produrranno la versione 2. Cosa dovrebbe esserci nella versione 2? Ovviamente tutta l'errata corretta, ma parlavano di una completa ristrutturazione del regolamento per renderlo più facile e comprensibile alla lettura. Devo dire che io alla prima lettura l'unico problema che ho avuto col regolamento è stato un po' capire se dovevo attivare 3 o 5 unità, in che ordine l'alternarsi delle truppe. Ma detto questo, a me il regolamento sembra molto, molto chiaro. Quello che secondo me manca e si sente è un playbook. A proposito di playbook, su Board Game Geek c'è un post ufficiale della Naz che credo si chiami Commented Turn of Play, Commented Sequence of Play, una cosa del genere, che è fondamentalmente un'estensione di questi due aiuti di gioco, questi due chiarimenti presenti nell'errata. L'errata si scarica dal sito della Naz insieme al regolamento, se volete dargli una sbirciatina, mancano soltanto gli scenari sul sito. E oltre all'errata e gli scenari c'è il modulo Vassal. Quindi, se volete provare a farvi una partita, io il modulo Vassal non l'ho mai giocato di questo gioco, ma se volete provare magari a farvi una partita qualche turno, vedere un po' i pezzi più da vicino, così, provate a scrivermi, proviamo ad aprire Vassal e vediamo come va. Chi mi conosce sa che io Vassal non lo amo per nulla, sia perché sto tutto il giorno al computer essendo un programmatore, sia perché lo schermo di Vassal, lo schermo del PC è troppo più piccolo di una mappa e a continuare a fare scorrimento e zoom mi nervosisce. Però se volete una spiegazione, fare qualche turno, volentieri, soprattutto in questi giorni di vacanza che non ho niente da fare la sera, perché no? Ragazzi, che vi devo dire? Buona giornata a tutti e alla prossima. Bonus per chi è rimasto fino ad oggi, fino ad ora, perché non vi ho fatto vedere la scatola? Perché sono in vacanza e per minimizzare il peso mi sono portato tutto sfuso. Ciao ciao!